sociale particolare di essere. È consuetudine che sui documenti fondamentali proposti dalla maggioranza, l'opposizione stima poco contrario o al massimo astensione. Non ci dilunghiamo sulle ragioni di tale costume, ma un fondamento politico di tutta evidenza. Si tratta di documenti che delineano la strategia generale della maggioranza per il futuro. L'approvazione quindi equivalrebbe alla condivisione totale di un programma amministrativo, che può essere in parte condivisibile, appunto, in parte normalmente contrastato, nonostante in alcuni casi ci sia stata la nostra disponibilità o il voto favorevole dello stesso Consiglio che venga determinato. L'intento del gruppo consigliare per la Grazia Sindaco non è proprio quello di entrare nel merito di tecnicismi e delle vendite di bilancio del 2019-2021, per il quale tra l'altro ci sarebbero voluti un lavoro di accesso agli atti contabili molto per la linea particolareggiata. Quindi due piccole cose, due piccole considerazioni. Per quanto riguarda le entrate, al capitolo 510 troviamo una previsione di introito pari a 33.000 euro, cifra che sicuramente sarebbe raggiungibile, dato che già lo scorso anno si è dovuto applicare una variazione di bilancio proprio per questo mancato introito. È un introito che sicuramente anche quest'anno non verrà rispettato, tra l'altro la polizia locale sembra avere da due siamo passati da sostanzialmente da due posti da tempo pieno a un tempo pieno che è una part-time. Quindi non riusciamo a capire come possono aumentare questi tipi di introito in maniera esponenziale, soprattutto visto che ad oggi, basta fare un giro per il paese, si possono notare comunque altro così in sosta selvaggia, qualsiasi ora della giornata, di qualsiasi posto. Non riusciamo a capire quindi come possono aumentare, magari ci sarà un cambio di rotta a breve. Al capitolo 962, voce di nazionale, no scusate, questo no, al capitolo 10, non ho detto male, 10.150302, spese per il funzionamento dell'orologio comunale. Abbiamo notato una diminuzione delle spese per tale capitolo, riteniamo invece necessario un immediato intervento dal momento che da mesi lo stesso non funziona. Al capitolo 10.16.03.01 vediamo un aumento di 12.500 euro su questa voce, la cifra di previsione di spesa quindi ammonta a 27.500, per i carichi più professionali ci sembra un tantino esagerata. Ma nello stesso tempo può essere giustificabile se indirizzata alla predisposizione di progetti atti alla partecipazione di bandi regionali europei, bandi che a volte possono essere espletati anche senza dare cariche esterne ma eseguiti dal personale di dipendenti. Per quanto riguarda il settore istruzione, ci meraviglia non aver trovato risorse per destinare alla fascia di età 0-3 anni o per i bambini che frequentano l'asilo nido. Al capitolo 10.42.501 si è parlato di forniture gratuite di libera scuola elementare. Sembra invece che si è predisposto una cifra inferiore. Al capitolo 10.420.503, piano di diritto alla scuola primaria e scuola primaria, si nota una diminuzione per l'investimento di quasi 54.500 euro. Così come al capitolo 10.430.502, piano di diritto allo studio scuola secondaria inferiore, si nota una riduzione di 20.000 euro. Notiamo inoltre la scomparsa dei corsi extrascolastici della scuola elementare, capitolo 10.450.0305, pari euro 2.400. Successivamente troviamo invece quindi l'aumento del contributo per l'acquisto di libri di scuola e corsi di studio, capitolo 10.450.0501, vedendo limitata la somma a 6.000 euro in più rispetto allo scorso bilancio. A conti fatti si può quindi affermare che sì, è stato raggiunto l'obiettivo di libri gratis agli studenti delle scuole medie, tagliando però altri interventi ricadenti nell'ambito dell'istruzione. Pensavo che l'obiettivo si potesse raggiungere aggiungendo risorse anziché magari eliminare qualche servizio. Per quanto concerne il sociale, oggi come oggi le persone in difficoltà sono sempre in aumento, pertanto ci si deve augurare che le cifre bilancio. Per quanto riguarda il capitolo sport, notiamo la diminuzione della spesa programmata 0601 di circa 16.000 euro. Nessun intervento per migliorare i marchi gioco, nessun intervento per la sicurezza stradale, intesa mediante installazione di segnaletica stradale. Pertanto, in considerazione di tutte le premesse esposte, ribadiamo che il bilancio può sembrare composto da numeri che vengono entrati in imposte e spese, ma dietro questi numeri ci sono precise caratteristiche politiche che influenzano la vita dei cittadini. Dove interviene l'amministrazione, con quali priorità e attraverso quali risorse. In particolare di un poco conto, coerenza dove sta, vorrebbero anche queste scelte possibili con quanto promesso in campagna elettorale. Con queste dichiarazioni di voti, consiglieri di minoranza e primo voto di sì, posso fare una piccola precisazione quanto riguarda lo sport,
quei 16.000 euro previsti l'anno scorso perché avevano raccontato la costruzione diciamo, della nuova baracca per i palloni, per aver mandato quest'anno invece la cifra per tutti i palloni, è stata inserita nel, come forma di investimento, quindi ecco qualcuno di brava di fare un po' di poi quella dei 27.500 euro che ci sembrano quasi, che sono 15.000 euro, poi lo dici tu, cioè mi sembra che abbiamo noi cercato di fare spiegazioni, per carità poi siccome come si diceva i numeri sono alcune voci sono come si può dire comprensive, no? Per cui magari uno dice faccio fatica a capire cosa c'è dentro in quelle cifre lì, magari ci sono tante voci diverse, per esempio quello siccome tutte le volte su tutti incarichi professionali si finiscono, allora come ti dicevo quest'anno 15.000 le avete così, ma se tu vai a stamparti in dettaglio la carica utilizzata quest'anno vedrai che ci sono dentro non so, il centro medico per le visite annuali, l'assistenza fiscale e tributaria c'è più di una volta, volture varie. E quest'anno c'era dentro una cifra importante che era parte della redazione delle varianti del PGT, che è stata poi dopo diciamo inserita successivamente a quella che era stata fatta, per cui collaudi vari, per cui per carità, come dicevi, fanno parte diciamo del gioco, a noi sembrava essere diciamo nel limite del possibile aver messo a disposizione le cifre, chiaramente come diceva Angela, Giovanna è una persona che è sempre disponibile, per tutti per avere dei chiarimenti, che ci fossero delle voci che magari sembra che ci sono delle cifre in meno e che magari semplicemente, come diceva lui, tante volte si vedono degli scostamenti grandi, ma semplicemente perché una certa cosa è stata inserita in un modo piuttosto che nell'altro, perché se 15.000 euro li vedi qui e poi invece 19.000 euro che potrebbero sembrare sempre un investimento vengono spostati dall'altra parte, ti sembra che tu hai messo 15.000 euro in meno nello sport. In realtà si è cercato diciamo di non togliere nel limite del possibile. È chiaro che quello che si spera che nella seconda fase dell'anno con magari qualcosa che c'è di avanzo e con questa la speranza è quella, avendo dei progetti fatti, avendo delle cose fatte, di riuscire a accedere a dei finanziamenti, che per alcune cose ormai sembra che la carta vincente è quella dove bisogna investire di più, perché altrimenti non si va avanti. È chiaro che la ricerca di finanziamenti di questo modo qui magari fa slittare di tempo, perché io magari vorrei tanto fare una cosa, ma devo aspettare di avere tutto il progetto pronto e aspettare che ci sia un bando favorevole che mi permette di sfruttarlo. Però diciamo, come dicevi tu, il bilancio rappresenta parte della linea politica che l'amministrazione vuole fare. Però comunque l'obiettivo è quello, se c'è bisogno di chiarimenti, okay. Io canto di là. Non ci sono altre dichiarazioni, passiamo alla votazione, l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e della quindi allegato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari, astenuti. Il punto 12, che è stato il mezzo, all'ordine del giorno, il bilancio consolidato, esercizio della facoltà concessa agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre a regime il bilancio consolidato. Allora, l'anno scorso
a fini esclusivamente conoscitivi, un investimento troppo vento piccolo pesantissimo, richiede innanzitutto la collaborazione delle proprie società partecipate e in secondo la collaborazione è diciamo puntuale, facile o puntuale. Inoltre richiede anche competenze che l'ufficio sinceramente non aveva e che ha bisogno di costruire, oppure costi, avrebbe comportato costi se, come hanno fatto i nostri clienti, ci fosse avanzi di strutture esterne per la gestione di questo adempimento. La scelta dell'ufficio ragioniere e di collaborazione veramente sentito l'assessore competente dell'amministrazione è stata quella di fare in proprio in casa tutto il lavoro, avvalendosi sia della competenza professionale e autorevole dell'assessore e anche del revisore dei fondi si è reso disponibile a seguirmi per questa costruzione. È stato un lavoro pesante, però devo dire che è soddisfacente, nel senso che certi argomenti sono stati sviscerati in modo corretto. Poi la legge di bilancio 2019, chiaramente il legislatore sollecitato da una miriade di enti di piccole entità, di piccola dimensione, che aveva visto questo adempimento sicuramente imposto sia in termini di risorse personali come di economiche, ha accolto la decisione dei proposti e ha concesso la facoltà degli enti sotto i 5.000 di non redigere più il bilancio consolidato. Chiaramente la scelta deve essere motivata. Allora, la motivazione che il Consiglio Comunale di accogliere questa facoltà, perché è assolutamente poco significativo produrre un documento del genere. Come di Vaiano detiene partecipazioni minoritarie in SCR più di un 97%, Padani Acqua di un 42% circa, in comunità sociale di Cremasca a 2,15% delle partecipazioni non di controllo. Pertanto si ritiene che redigere il bilancio consolidato per proprio partecipate non abbia nessuna utilità per me, se non dei costi, e quindi si propone di non farlo. La situazione diversa sarebbe se l'ente avesse una partecipazione al 100% di un ente strumentale, ad esempio, e quindi chiaramente magari anche di grossa rilevanza, quindi chiaramente il proprio bilancio fosse impoverito di un'informazione togliendo quella della partecipata. Non è il nostro caso. E quindi si propone, cioè è comunque necessaria un'approvazione del Consiglio Comunale perché il MEF comunicato che sarà necessario comunicare tramite la BIDA, cioè la banca dati dell'amministrazione pubblica, comunicare la delibera e comunque la motivazione che ha portato l'ente a accogliere la facoltà prevista dal comma 831 dell'articolo 1 della legge di bilancio. E questo è qua. Passiamo all'approvazione. Approvazione del punto numero 12, bilancio consolidato, esercizio della facoltà concessa agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non predisporre a regime il bilancio consolidato. Favorevoli? Unanimità. Vediamo che lui per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre l'immediata. I punti sono chiusi. Invito i consiglieri che vogliono partecipare a quant'altro all'iniziativa della sabato mattina, la pulizia della pista ciclabile Fausto Conti e via Augusto Lunda. E ritorno alle ore 8 presso il confine del municipio. Grazie a tutti per la pazienza. Posso dire una cosa?